Buongiorno a tutti, italiani residenti in Italia e all'estero. Oggi per Radio Florida, la radio italiana negli Stati Uniti. Oggi vorrei parlarvi dell'approccio islamico al problema del cosiddetto signoraggio e quindi il tema di cui abbiamo già parlato nei video precedenti della playlist, indicando il metodo contabile con cui questo guadagno ottenuto dalla creazione di denaro da parte delle banche viene praticamente nascosto all'interno dei bilanci delle banche. Questi documenti, ho trovato tre documenti del 2006 e 2009, scritti da due autori che sono Ahmed Kamel Muddin Mera e Moussa Larbani, e spero che si pronunci così perché non è che conosco l'arabo, però i documenti sono in inglese e quindi sarà facile riuscire a leggerli appunto in inglese. E affrontano il problema di come, dal momento in cui dal 71, 1971 si è ufficialmente risolto questo collegamento tra le monete e l'oro, il quantitativo d'oro che teoricamente era messo a riserva, si è creata una situazione in cui le monete sono praticamente solo simboliche, euro, dollaro, yen, eccetera, e essendo solo simboliche non hanno nessun costo di produzione né obbligo di conversione. Ora, che cosa comporta questo? Questo comporta, come spiegano bene gli autori in questi tre testi, un problema sul diritto di proprietà. Cioè, che cosa si considera? Si considera il fatto che la Sharia non permette, diciamo, considera riba, ovvero peccato, ovvero una cosa da non fare, la frode commerciale e in particolare il guadagno senza rischio, quello che normalmente si ottiene è chiedendo un interesse sui prestiti. In questo caso, gli autori correttamente includono in questo guadagno senza rischi la stessa creazione del capitale da parte delle banche e quindi indicano correttamente che il signoraggio consiste principalmente in questa creazione di denaro dal nulla che viene prestato, ma aggiungo anche semplicemente speso dal cartello bancario per acquisire proprietà di altri. Quindi, in particolare, lo studio di questi testi fa capire esattamente quali sono i passaggi della legge islamica che vengono toccati da questa pratica e come sostanzialmente non sia possibile conciliare la moneta fiat occidentale con quello che sono appunto il dettato della legge islamica così com'è. La mia idea è che in realtà sarebbe possibile rendere compatibile una moneta fiat con il sistema islamico, semplicemente come facendo rilevare il guadagno che esiste, proviene dalla creazione di questa moneta e trovando un meccanismo per far sì che venga redistribuito alla comunità che adotta questa moneta simbolica. Ovviamente questo meriterebbe un paper apposta. Per ora mi concentro sul fatto che questi autori fanno anche un'analisi del signoraggio rispetto alla questione del denaro d'oro e sostengono che appunto la moneta merce, in questo caso oro o argento, possa essere invece compatibile con la religione islamica, le leggi islamiche. Quello che voglio far notare, a parte i dettagli tecnici che potrete
trovare, compulsando questi studi, quindi la spiegazione di come funziona questo meccanismo, cioè il fatto che si crea potere d'acquisto, che questo potere d'acquisto se ne avvantaggia chi crea inizialmente la moneta, e quindi ovviamente gonfiando anche la quantità di moneta che già era esistente ha un guadagno dovuto a questa inflazione. Cioè la inflazione non è non vuol dire nient'altro che alla crescita della quantità di moneta in circolazione, che rappresenta indirettamente una tassa verso tutti gli altri che hanno già questa moneta. È una tassa che può anche essere zero se la nuova moneta creata viene destinata a scopi produttivi, e quindi sostanzialmente se l'inflazione di moneta non determina un aumento di prezzi, allora non si ha nessun danno in pratica. Però tuttavia c'è sempre il danno occulto del fatto di avere il vantaggio di essere i primi che si spende questa moneta quando la si crea, e quindi a costi zero, visto che si parla di moneta simbolica. Questa forma di arricchimento ovviamente è contro le leggi islamiche, ma non è solo quindi contro le regole contabili, come abbiamo dimostrato in altri video, oppure se vogliamo contro anche le regole giuridiche, perché ovviamente anche tutto il discorso che si è fatto, cioè l'arrampicamento sugli specchi che si è fatto in Occidente per giustificare l'interesse, era il fatto che altrimenti chi aveva questa moneta invece di prestarla se la potrebbe tenere, se non prende nessun interesse, perché che guadagno avrebbe. Ma anche qui questo discorso è opinabile. Ora è certo che le banche non hanno questa moneta prima di prestarla, perché appunto la creano quando la prestano, quindi non esiste un altro indirizzo di scopo che potrebbe avere questa moneta se non venisse prestata a chi la prende in prestito. Ma io andrei oltre, potrei anche dire che il vantaggio anche per chi la moneta non la crea ma semplicemente la guadagna, il vantaggio nel prestarla è che comunque alla fine chi prende a prestito questa moneta in qualche modo fa da custode, sostanzialmente, se ci pensate bene. Quindi chi prende in prestito la moneta, che ha l'impegno di restituirla esattamente la stessa quantità che ha ricevuto per un periodo di tempo, avrà anche la responsabilità della custodia, e questo in sé, anche questo è un servizio. Quindi tutto sommato, anche senza interessi, ci sarebbe comunque un vantaggio per chi ha prestato la moneta, perché si in qualche modo affida la custodia a qualcun altro a un prezzo zero, sostanzialmente. Queste sono considerazioni che non vengono fatte comunemente, perché tutta l'informazione su questo tema monetario è clamorosamente monopolizzata da soggetti che hanno interesse a raccontare le favole e a non far capire al pubblico quanto ci sia di ingiusto nell'attuale funzionamento del sistema. Ma inoltre anche questo ci pone un problema importante, cioè se tutto il mondo islamico è a conoscenza del fatto che il nostro sistema monetario, bancario, così come oggi, è un sistema di predazione mascherato dal sistema legale, è ovvio che questi musulmani giustamente non accetteranno di mutuare, questa volta non nel senso di fare un mutuo, ma di mutuare nel senso di adottare appieno il nostro sistema, perché è un sistema profondamente ingiusto. È un sistema che permette a chi ha il potere di creare moneta, da noi si sta parlando di privati, quindi chi ha il potere oggi di creare moneta non ha l'obbligo di ridistribuire i guadagni dalla creazione di questa moneta al pubblico. Quindi si privatizza il profitto della creazione di moneta e si rende invece, si socializza il debito che ne consegue, e lo svantaggio dal fatto di non aver potuto esercitare questo potere d'acquisto a livello di, per esempio, struttura statale, governativa, amministrativa. In questo modo naturalmente si crea un'ingiustizia crescente,
la casta collegata ai banchieri sostanzialmente, la casta che sono varie caste che ruotano intorno ai banchieri, che non hanno interesse a preservare, diciamo, gli interessi della popolazione quanto piuttosto i loro interessi personali, sono quei, diciamo, fra le virgolette, utili idioti che sperano che il pubblico non si accorga che loro, non so, stanno amministrando la cosa pubblica a favore di questo cartello, nascondendo al pubblico, anche attraverso per esempio un atteggiamento di una certa magistratura che non vuol fare le istruttorie, non vuole andare a indagare nei libri delle banche perché non vuole scoprire questo reato, perché non vuole essere responsabilizzata dall'elemento psicologico della conoscenza di questo sistema, che probabilmente dentro di sé sa benissimo che esiste, ma probabilmente lo scopo della magistratura non è quello di attuare il dettato costituzionale, cioè quello di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico dei cittadini, ma semplicemente di mantenere il potere, lo status quo, cioè il meccanismo di potere predatorio, oligarchico, travestito da democrazia, di cui ogni giorno vediamo i frutti intorno a noi, frutti fra le virgolette ovviamente, stiamo parlando dei disastri che ci sono in giro per questo paese, quindi decine di migliaia di persone e famiglie sfrattate di casa senza che si provveda a dare un'abitazione sociale, una volta c'erano le case popolari, ormai praticamente non esistono più le risorse per uno Stato che ha ceduto questa sovranità monetaria ai banchieri privati, non ha più alla scusa di dire che non ha più soldi, quindi non può più far niente per il suo popolo sovrano, fino a che un bel giorno ovviamente il popolo si vestirà di giallo come hanno fatto in Francia, e si spera finalmente che si rivolterà a questa immensa e oscena congrega di alti ufficiali e alti papaveri che tengono sotto tutti quanti. Bene, quindi uno dei pericoli che ci regala, uno degli effetti negativi che ci regala questo sistema bancario truffaldino, falsificatore, criminale, non è solo quello di mantenere un'elite di persone altrettanto orientate al crimine, ma quanto anche di corrompere, in qualche modo impedire di avere dei sereni rapporti internazionali geopolitici, in quanto avremo sempre un bel miliardo e passa di persone che ci odieranno per aver fatto di questa truffa l'unico valore portante del nostro sistema occidentale, che andiamo ad esportare in questi paesi a suon di bombe, all'uranio impoverito, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il motivo per cui il nostro modello occidentale non si affermerà mai con le buone, perlomeno nel mondo, perché è profondamente corrotto. Per oggi va bene così e alla prossima.